21 giugno la Chiesa celebra la festa liturgica di San Luigi Gonzaga, questo giovane novizio gesuita vissuto nel XVI secolo, in quell'era, era in quell'epoca aurea per la vita della Chiesa, nonostante il travaglio luterano, forse a causa del travaglio luterano. E a Roma, lui veniva dai pressi di Mantova, apparteneva alla nobile famiglia dei Gonzaga. È entrato nella compagnia di Gesù, tra i gesuiti, e si è fatto santo in poco tempo. È chiamato il giovane angelico. Ecco. Però non è solo una spiritualità, solamente diciamo così, della purezza, della castità, ma è anche una santità eroica e il martirio della carità, perché lui andava a servire gli appestati e alla fine ha contratto anche lui la peste. Ci sono queste figure che lasciano senza parole talora, no? Penso anche a San Damiano de Veuster, questo sacerdote religioso belga che nei primi anni del Novecento si reca missionario nelle isole Hawaii, nel lebbrosario di quelle terre lì, e poi contrae anche lui la lebbra e muore. Quanti santi si sono spesi per gli altri? È uno spendersi, un sacrificarsi consapevole. Consapevole, perché il pastore dà la vita per le pecore e non c'è amore più grande, dice Gesù, di chi dà la vita per i suoi amici. E quanti santi, per esempio, pensiamo stamattina, San Francesco di Sales muore neanche sessantenne, 52, 53 anni, stremato, proprio stremato dal fatto che non dormiva bene la notte, aveva poche ore di sonno, mangiava male ed era sempre in giro a predicare il Vangelo, ecco, per fare un solo esempio. Quindi, diciamo, sono i santi eroici della carità. Lo invochiamo San Luigi Gonzaga perché dal cielo ci aiuti a essere come lui, sempre protesi verso l'eternità. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare, e secondo me è quello che ci ricorda San Luigi. E San Luigi Gonzaga ci ricorda due cose importanti. La prima, camminare verso il cielo, però coi piedi ben piantati sulla terra, nel senso di essere concreti nell'esercizio della virtù, soprattutto della carità, e poi anche amare il prossimo, soprattutto se sofferente e bisognoso, come ha fatto lui che contrae la peste e di lì a poco muore. Scrive una lettera bellissima alla mamma, bellissima. Potete trovarla nell'ufficio delle letture del Novus Ordo, questa lettera semplicemente commovente, nella quale lui, consapevole che ormai sta andando incontro alla morte. E chissà come ci andremo noi incontro alla morte. I santi, ma maggior parte dei santi, forse tutti, sono andati incontro alla morte, ma anche quello è comunque, state sereni, un dono dello Spirito Santo. Incontro alla morte con una serenità, con una pace che talora si rimane un po' così, se possiamo anche noi sperare che accada, io penso di sì. Ecco, se camminiamo con Dio, se la nostra coscienza rimane salda nella fede, credo che anche noi possiamo sperare di andare incontro a Dio con questa serenità. E scrive questa bella lettera alla mamma, nella quale dice: mamma, io adesso ti chiedo che tu non pianga per me, che tu non soffra per me, che invece stia serena, perché, lo dico a parole mie un po', perché sto andando con Dio. Ecco, quindi la santità di San Luigi Gonzaga non è una santità disincarnata, disincantata, solamente angelica. Lo è quella angelica, la santità di San Luigi Gonzaga, però è una santità poi che entra, ecco, in contatto con la miseria umana e ne prova compassione. Lo invochiamo oggi.